Piemonte, superficie 25.000 km quadrati, di cui 43% in montagna, 30% in collina e 27% in pianura. Popolazione, 4 milioni e mezzo di abitanti, distribuiti per il 12% in montagna, il 28% in collina, il 60% in pianura. Posizione, al crocevia dell'Europa industrializzata, al confine con la Francia, la Svizzera, la Lombardia, la Liguria, la Valle d'Aosta e l'Emilia-Romagna. Risorse economiche principali, industria in generale e in particolare automobilistica, agricoltura, artigianato, viticoltura, turismo. Posizione geografica ai piedi dei monti, come dice il suo nome. Torino, capoluogo del Piemonte, prima capitale del Regno d'Italia, ma oggi città in cui vivono praticamente cittadini di tutte le regioni d'Italia. Lo splendore di molti edifici barocchi, sopravvissuti alla crescita dell'antica Augusta Taurinorum in metropoli industriale, è ancora lì, a testimonianza di un'epoca che, anche se relativamente recente, sembra ormai appartenere alla storia di un altro pianeta. Poiché in questi poco più di 100 anni molte cose sono cambiate. Il Regno d'Italia è diventato la Repubblica Italiana e il Piemonte, culla della resistenza antifascista, è oggi un Piemonte nuovo, fatto di gente che lavora e che lotta. Vecchio Piemonte e Nuovo Piemonte. Nel centro storico di Torino il cerchio si chiude e gli estremi si toccano. Palazzo Lascaris, uno degli edifici più caratteristici dell'architettura piemontese, è stato strappato alla progressiva degradazione e restituito al primitivo splendore. E dal 1979 è la sede del Consiglio regionale della Regione Piemonte. Uno degli edifici emblematici della Torino risorgimentale, diventa così la sede di un organismo voluto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il Consiglio regionale. Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 114. La Repubblica si riparte in regioni, province, comuni. Articolo 115. Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Quando è che la Regione Piemonte è stata costituita in ente autonomo? 5 delle regioni italiane hanno avuto statuti speciali nei primi anni del dopoguerra. Tutte le altre, compreso il Piemonte, sono nate nel 1970. Ma in pratica, quali sono i poteri e le funzioni della regione? Le competenze della regione sono state fissate a suo tempo dall'articolo 117 della Costituzione e ridefinite e completate nel 1977. In quali campi, ad esempio, la regione ha delle competenze dirette? Nel settore agricolo e in quello artigianale, che nell'economia del Piemonte svolgono un ruolo importante. Nel settore della sanità, dell'assistenza, della viabilità, dei trasporti, delle opere pubbliche di interesse regionale, della difesa dell'ambiente, della formazione professionale, dei beni e della cultura, dello sport e del tempo libero. Nel settore della pianificazione urbanistica e territoriale e altri ancora. La regione può anche intervenire per la casa, dunque? Le competenze del settore sono rimaste allo Stato, che si avvale della regione per realizzare, ad esempio, il piano decennale della casa. E per l'industria, che riveste uno spazio primario nell'economia piemontese, che cosa fa la regione? In questo campo le competenze più importanti sono rimaste allo Stato. La regione ha però possibilità di indirizzo nell'ambito della propria politica di programmazione. Ma le funzioni amministrative, a chi spettano? Sempre alla regione, che può attribuirle per legge alle province, ai comuni e agli altri enti locali, favorendone l'associazione. Quante sono le province del Piemonte? Attualmente 6,
Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. La provincia di Torino ha carattere prevalentemente industriale, mentre quella di Cuneo vede l'esistenza di un'agricoltura fiorente accanto ad un artigianato di lunga tradizione. Entrambe poi hanno in comune lo sviluppo e il potenziamento del turismo invernale. Le province di Novara e di Vercelli sono caratterizzate da industrie prevalentemente meccaniche e tessili e da vaste estensioni di risaie. Mentre quelle di Asti e di Alessandria sono prevalentemente dedite all'agricoltura e alla produzione di vini e ad attività del settore terziario. E i comuni quanti sono? I comuni sono 1209. Con legge regionale sono stati raggruppati, sulla base di affinità geografico-economico-sociali, in 15 comprensori, che hanno però funzione di programmazione e non di amministrazione. È attualmente all'esame del Parlamento la legge di riforma delle autonomie locali, che riguarderà sia i comuni che le attuali funzioni delle province. Le deliberazioni delle province, dei comuni e degli enti locali vengono controllate da un apposito comitato regionale di controllo articolato su base decentrata. Gli enti strumentali istituiti dalla regione per gestire servizi, realizzare infrastrutture e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sono il Consorzio Piemontese per il Trattamento Automatico dell'Informazione, CSI, costituito per iniziativa della regione, dell'Università e del Politecnico di Torino, l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte, IRES, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, ESAP, l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese, FinPiemonte, la Promarc, con compiti promozionali a favore dei prodotti piemontesi, l'Istituto Piante da Legno, IPLA. Ora ci sono chiari i meccanismi di decentramento che dipendono dalla regione. Ma quali sono gli organi della regione? Per rispondere, basta consultare lo Statuto regionale, che è il primo documento ufficiale e fondamentale emanato da ogni regione. Esso dice, sono organi della regione, il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Che cos'è il Consiglio regionale e quali competenze ha? Esso ha funzioni prevalentemente legislative, simili a quelle del Parlamento nazionale, ed è costituito dai rappresentanti politici eletti dai cittadini dell'intera regione ogni 5 anni. Il numero dei suoi componenti varia in funzione del numero degli abitanti del Piemonte. Attualmente è costituito da 60 consiglieri. C'è un presidente del Consiglio? Ci sono un presidente e un ufficio di presidenza, che hanno il compito di dirigere e coordinare le attività del Consiglio e delle sue commissioni permanenti. Che cosa sono le commissioni permanenti? Sono 7 organismi composti da consiglieri di vari gruppi, che si occupano di programmazione e bilancio, organizzazione e gestione del territorio, agricoltura, produzione e lavoro, servizi sociali, cultura e istruzione, tutela dell'ambiente. Ognuna di queste commissioni, nella sua sfera di competenza, ha il compito di esaminare le proposte, i disegni di legge e le deliberazioni che poi vengono sottoposti al voto definitivo dell'Assemblea. E la Giunta regionale, cos'è? La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione, cioè il governo. Essa è composta da un presidente e da 12 assessori. Quali compiti hanno gli assessori? Agli assessori il presidente della Giunta delega l'esercizio di funzioni e competenze su gruppi di materie ordinate organicamente. Inoltre, conferisce ad un assessore l'incarico di vicepresidente della Giunta, delegandolo alla sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento. È la Giunta che propone le leggi regionali? Non solo la Giunta, ma i singoli consiglieri regionali, e inoltre le province, i comuni e anche almeno 8.000 cittadini. Per di più, province, comuni e cittadini possono rivolgere interrogazioni e proposte di referendum secondo un'apposita normativa regionale. Ma allora i compiti specifici della Giunta regionale quali sono? Provvedere all'esecuzione delle leggi emanate dal Consiglio regionale, amministrare il patrimonio della regione presentando dei bilanci di previsione e di rendiconto, sovraintendere al funzionamento dei servizi regionali, elaborare un piano regionale di sviluppo e provvedere a numerosi altri compiti di istituto. Ma in conclusione, dove hanno sede la Giunta e il Consiglio della Regione Piemonte? La Giunta è in Piazza Castello e, come già abbiamo detto, a Palazzo Lascaris ha sede il Consiglio regionale. È per questo che ritorniamo qui, per concludere i nostri brevi appunti. Qui, tra gli stucchi, i fregi e gli ori di un Piemonte che appartiene al passato. Qui, gli uomini nuovi lavorano a porre le premesse di un Piemonte che appartiene al presente e al futuro, secondo uno statuto coerente con le tradizioni di questa regione e con lo spirito di una repubblica democratica nata dalla Resistenza.